Salve a tutti, abbiamo smontato oggi il cilindro. La volta scorsa abbiamo rilevato col goniometro i diagrammi e quindi possiamo montare le nostre tre guarnizioni da un millimetro e andremo a verificare di nuovo la variazione dei diagrammi e quindi ora monterò il tutto e effettueremo le misurazioni. Appena montato la prima, adesso proseguiamo. Pacco di guarnizioni, alla fine non è poi così male come inizialmente pensavo, sono tutti coincidenti con i travasi. Ecco, sopra adesso andiamo benissimo, anche se non è avvitato, stretto. Appunto morto inferiore la situazione non è delle migliori, perché vediamo c'è uno scalino tra pistone e travaso, quindi il travaso è più alto del pistone. Era una cosa da immaginarsi perché come ho detto nell'altro video, è stato modificato questo piano, che è una cosa che non andrebbe fatta mai. Alla fine penso che questa modifica sia stata fatta proprio forse per cercare delle prestazioni in più e alterare tutti i diagrammi, ma comunque è un qualcosa che se era stato fatto per il cross è totalmente sbagliata perché il motore perde tutta l'elasticità, insomma, la coppia generosa che ha un motore di 200 cc. Sicuramente hanno voluto stravolgere il cilindro in questa maniera. Non monterò le rondelle perché adesso la filettatura a disposizione è calata un po'. Più importante, più che le rondelle, visto che l'alluminio è molto duro, è che la parte autobloccante lavori. Questo motore rimane sempre un motore senza contralbero, quindi con un pistone di peso non indifferente, senza contralbero, monocilindrico, ecco, sicuramente come vibrazioni ce n'è da tenerne conto. Ho appena stretto e effettuato tutti i serraggi del cilindro. Quindi adesso andremo a misurare le fasi. Non sono più di tanto preoccupato perché, comunque, essendo un motore con aspirazione a valvola lamellare, non si va a perdere così tanto. Ma sicuramente, nell'equilibrio delle prestazioni, questo gioco che hanno fatto non è il massimo. Qui siamo quasi a zero. Via. Vediamo dove arriviamo. Come gradi di apertura, punto molto inferiore. Faccio l'inversione. Ecco. 98. 98, purtroppo per 2 fa 198, che è una fase da pista, da Gran Premio.
anche i kart adesso girano a 198, saranno sui 192, 194 credo, forse 194. Direi che lo lascio così e poi successivamente, se il motore c'è margine di miglioramento, magari caliamo. Sicuramente 193-192 sarebbe accettabile, 198 è un po' tanto. Ho appena misurato anche il travaso ed è 66 gradi, quindi andiamo a 132. E appunto con 198 sono tipiche misure da velocità del Gran Premio, ecco. Intanto mettiamole in funzione, poi magari cerchiamo di trovare delle fasi più appropriate. E rimane ancora il nodo da verificare, il rapporto di compressione. Se poi il rapporto di compressione, che originale era 16 a 1, se ci fosse margine, soprattutto come squish, che voglio mantenere con margine di sicurezza almeno 1,5 mm, 1,5 di squish, se ci sarà la possibilità, magari abbassiamo il cilindro e recuperiamo quei 2-3 gradi un po' nel travaso, da andare a 130, andare a 194, ecco, già secondo me siamo più centrati.